Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti. Oggi torniamo a parlare di smartphone con questo Oppo Find N2 Flip. Questo modello mi ha riconciliato col mondo degli smartphone flip che sin dall'inizio non mi ha convinto moltissimo. È un terminale 5G dual SIM con un peso di 191 grammi. Display Super AMOLED da 6,8 pollici, 1080x2560 pixel. Fotocamera da 50 megapixel, 32 megapixel. Il motore è la CPU MediaTek Octa-Core da 3 GHz, a cui si aggiungono 8 GB di memoria RAM e una memoria interna da 256 GB. La batteria è da 4300 mAh, come detto prima il sistema operativo è Android 13. Display molto luminoso, tutto sommato sensibile al tocco, si sente un po' nella parte centrale che c'è la scanalatura che serve poi per richiudere il telefono. Il display esterno, anche quando è chiuso, fornisce informazioni importanti, per esempio per l'arrivo della chiamata oppure dei messaggi. Il display ha un rapporto di 21 noni, cioè osservato particolarmente luminoso e tutto sommato anche abbastanza sensibile al tocco. Lo spessore è da 7,5 mm quando il telefono è aperto, che poi una volta chiuso naturalmente raddoppia. I cicli supportati di chiusura sono circa 400.000. Finiture e materiali ci sono sembrati di qualità e anche il feeling durante l'utilizzo del telefono. La batteria di questo smartphone Oppo, il primo flip per questa azienda che è ad arrivare in Europa, dicevamo è di 4300 mAh, una durata che va sicuramente oltre la giornata. In caso poi di necessità è possibile in un'ora ricaricare completamente il telefono e in mezz'ora l'80%. La batteria è tra le migliori in questo settore per quanto riguarda i telefoni flip, ma anche il display esterno da 3,26 pollici è il migliore per quanto riguarda la categoria. Oltre al già citato 5G, troviamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. Buone tutto sommato le prestazioni e la reattività del sistema, il prezzo di listino è di 1199 euro, il case è tutto sommato resistente, resiste agli spuzzi d'acqua, non si può dire che sia rugged e non ha nessuna protezione in particolare per quanto riguarda il sudore o la polvere. La fotocamera esterna ci è sembrata buona, già in condizioni normali tende un po' al grigio, in condizioni di luce non ottimali forse non è paragonabile ad altri modelli disponibili a questo prezzo. Ci è piaciuta un po' invece la fotocamera interna e in generale anche per quanto riguarda il video non ci ha soddisfatto come volevamo. Questo Find N2 Flip ci è sembrato avere le carte in regola per combattere con i concorrenti sul mercato anche di brand più blasonati. In una dimensione compatta era in grado di rendere disponibile uno schermo molto luminoso di quasi 7 pollici e per quanto riguarda la solidità e la durata anche dello schermo le indicazioni almeno sulla carta sembrano buone. Buona la reattività del sistema, come abbiamo detto qualche problemino per quanto riguarda la telecamera e comunque il rapporto qualità-prezzo è ideale. Cosa ci è piaciuto di questo modello? L'ampio schermo e molto luminoso, la durata della batteria e il prezzo inferiore ai concorrenti. Cosa ci è piaciuto meno? La fotocamera, a cui manca anche lo zoom ottico, e tutto sommato la reattività del sistema è buona ma non è ai massimi livelli. Vi ringrazio di avermi seguito, un saluto, al prossimo video.